Vediamo ora il classico esercizio dell'orologio sott'acqua. Un orologio, il quadrante circolare di raggio 2 cm, si trova a 20 metri di profondità sott'acqua. C'è da calcolare la forza che preme su questo orologio dovuta alla pressione dell'acqua e se questa forza cambia disponendo l'orologio in verticale anziché in orizzontale. Cominciamo subito da questa seconda domanda e non cambia assolutamente niente perché noi sappiamo che la pressione, per la legge di Pascal, la pressione si esercita sempre perpendicolarmente alle superfici. Quindi non è importante come è disposto l'orologio, l'acqua farà sempre delle forze su di lui da tutte le parti. E questo contrariamente a ciò che si può pensare, molte persone pensano che se l'orologio è messo in questo modo la pressione sul quadrante è minore perché tutti gli strati d'acqua che stanno sopra peserebbero sul bordo anziché sul quadrante. Questo non è vero, proprio perché per la legge di Pascal la pressione si esercita da tutte le direzioni. Ora passiamo alla prima domanda, dobbiamo calcolare la forza. E utilizziamo la definizione di pressione, che è la forza che preme perpendicolarmente al quadrante diviso la superficie del quadrante. Quindi con la formula inversa la forza è pressione per superficie. La superficie ce la calcoliamo con l'area del cerchio, trasformiamo i 2 cm in metri e questa è la superficie espressa in metri quadrati. È necessario esprimerla in metri quadrati, altrimenti se rimanesse in centimetri quadrati poi non andrebbe d'accordo con la pressione espressa in Pascal. Ora calcoliamo la pressione, qui dobbiamo usare la legge di Stevin generalizzata perché la pressione non deriva soltanto dai 20 metri d'acqua ma anche dalla pressione atmosferica che agisce sulla superficie dell'acqua e che sappiamo per la legge di Pascal si trasmette all'interno dell'acqua con la stessa intensità. Quindi noi ci troviamo qui a 20 metri, praticamente due atmosfere approssimativamente dovute ai 20 metri d'acqua, 10 metri per ogni atmosfera, più un'altra atmosfera approssimativamente dell'aria che sta fuori. Quindi complessivamente qua sotto dovremmo avere 3 atmosfere. E infatti, applicando la legge di Stevin generalizzata, troveremo questo risultato, circa 300.000 pascal. Ricordiamo che 100.000 pascal grosso modo è un'atmosfera, 101.300 per la precisione, e quindi effettivamente 300.000 pascal sono 3 atmosfere, più o meno. Vediamo il calcolo nel dettaglio, questa è la legge di Stevin generalizzata, quindi ci va prima la pressione atmosferica, immaginiamo di stare a livello del mare, infatti stiamo a livello del mare perché l'orologio è a 20 metri di profondità nel mare, quindi la pressione dell'aria sulla superficie del mare è questa, in un giorno di umidità media. E poi dobbiamo calcolare la pressione idrostatica dovuta ai 20 metri d'acqua, quindi l'altezza 20 metri, la densità dell'acqua di mare 1030 kg al metro cubo e il risultato è quello che dicevamo prima. Ora basta sostituire questi valori, quindi la pressione e l'area P per S, moltiplicarli e questo è il calcolo, la pressione per l'area. Il metro quadrato si semplifica e il risultato è circa 380-381 newton, che è una forza molto intensa. È come se sul quadrante dell'orologio fosse appoggiato un oggetto di 39 kg peso. Infatti 39 kg peso sono circa 381 newton, come se un bambino fosse in piedi sopra l'orologio. Tuttavia questa forza agisce da tutte le parti e quindi ci sembra che sull'orologio non agisca niente. In realtà agiscono queste forze molto intense da tutte le direzioni per la legge di Pascal.